Noi ieri come Consiglio Comunale abbiamo approvato un ordine del giorno in cui appunto condannavamo questo intervento di Putin, e naturalmente siamo tutti contro la guerra, ma soprattutto abbiamo messo la nostra città a disposizione per l'accoglienza di profughi che possono arrivare, quindi abbiamo già attivato l'amministrazione in questo e non solo. Anche se possiamo fare gesti che sono simbolici, perché questo può fare il Comune di Milano, però la presa di posizione è stata forte e da stasera si illumina la facciata di Palazzo Marino fino al 28 di febbraio, proprio in segno di solidarietà verso la popolazione ucraina. Quindi questi sono gli atti che noi possiamo fare e che abbiamo fatto immediatamente. Quindi io sono contenta di essere qua proprio a nome dell'amministrazione e del sindaco, perché la vicinanza va anche dimostrata concretamente e quindi esserci nonostante la stampella è quello che ma ci era necessario, era importante e ci teniamo tutti, quindi non potevo mancare e non poteva mancare anche appunto il sostegno dell'amministrazione. Io sono, come credo tutti noi, in una condizione che sembra surreale perché stiamo vedendo immagini che pensavamo fossero quelli dei film che raccontavano la Seconda Guerra Mondiale.